Celebrazioni in sordina anche quest'anno a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, ma non per questo meno importanti in onore di San Giustino, santo patrono della città di Chieti, che il capoluogo tiatino celebra l'11 maggio. La messa in onore del santo patrono sarà trasmessa in diretta domani a partire dalle ore 11:30 su Rete 8 e celebrata nella cattedrale di San Giustino da Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, alla presenza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Santo Padre, che ha accolto l'invito di Monsignor Forte. Questa figura così importante nella Chiesa teatina, si tratta di un giovane di Chieti del IV secolo che si ritira sulla Maiella come eremita. Poi, poiché la città è divisa fra i partiti degli ariani e dei cattolici, gli ariani erano quel gruppo, diciamo così, modernista che voleva negare la divinità di Gesù Cristo per esaltarne solo l'umanità. Lui viene chiamato a Chieti per riconciliare questi due gruppi intorno a Gesù Signore e Cristo, Figlio di Dio fatto uomo per noi. E dunque è l'uomo che riconcilia nella pace, promuove l'unità e la concordia e la prosperità del suo popolo. Tutte cose di cui abbiamo immenso bisogno in quest'ora drammatica della pandemia. Abbiamo bisogno di ritrovare la forza della preghiera e dell'affidamento a Dio, sviluppare la solidarietà, soprattutto verso chi è stato così drammaticamente indebolito dalla pandemia, e abbiamo bisogno di annunciare la speranza, soprattutto ai giovani che sono molto tentati in questo momento dall'oscurità della prova. In questa luce la presenza del Cardinal Parolin, il segretario di Stato di Papa Francesco, ci porta l'incoraggiamento del Papa, la sua fiducia nel Signore Gesù e anche il suo continuo invito alla solidarietà verso i più deboli. Avremo prima un incontro riservato ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi in cattedrale, subito dopo alle 11:30 la concelebrazione. Necessariamente abbiamo dovuto restringere i partecipanti, ma tutto questo ci consentirà ugualmente di pregare per tutti, di portare a Dio le aspirazioni, le sofferenze, le attese, le suppliche di tutto il nostro popolo e non solo. Sul fronte dei festeggiamenti civili, nel pomeriggio, il sindaco Ferrara all'interno del Teatro Marrucino omaggerà i volontari che si sono spesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria e alle 17:30, nell'atrio del Palazzo della Provincia di Chieti, sarà inaugurata la mostra fotografica sulla storia di Chieti, raccontata dagli scatti degli studenti delle classi quarte e quinte delle elementari e di quelli delle scuole medie.